Vedete dietro di me quella collina dove Guglielmo Marconi per la prima volta è riuscito a trasmettere un segnale attraverso le onde elettromagnetiche, quindi in un certo senso è dove è nato per la prima volta il Wi-Fi, come testimonia questa scritta qui. Oggi siamo appunto in questo luogo speciale per parlare di tecnologia anche applicata alle automobili e vedremo come funziona sulle BMW. Il nuovo Connected Drive ha assunto nuove funzionalità e nuove applicazioni da quest'estate. Ora ogni vettura è dotata di una SIM card integrata nell'auto e posso acquistare o integrare nuovi servizi e nuove applicazioni direttamente a bordo dell'auto. Per esempio posso andare sotto la voce Connected Drive, posso selezionare la voce BMW Online e dopodiché posso nelle voci Applicazioni aggiungere o rimuovere servizi e funzionalità. Una delle funzioni del nuovo Connected Drive è la possibilità di avere la vettura connessa a internet. È possibile navigare con la vettura ferma all'interno del sistema di navigazione, dove posso accedere alle schermate di connessione internet. A questo punto mi si apre una prima schermata tipica di Google con un sistema di ricerca online e grazie al nuovo pad situato sullo strumento di navigazione sul nostro controller ho la possibilità di inserire indirizzi o ricerche come se fossi su un normale portale da casa. All'interno del Connected Drive, sempre sotto la voce BMW Online, ho la possibilità di selezionare la voce Office, che è una funzione che mi permette di avere una parte del mio ufficio a bordo dell'auto con la possibilità di avere mail a bordo oppure applicazioni che mi permettono di avere la rubrica mia personale a bordo dell'auto oppure l'agenda. Oltre alle funzioni insite nella vettura, esistono anche delle funzioni che risiedono su un telefono esterno. In questo caso ho delle applicazioni caricate sul telefono che posso lanciare, come esempio il BMW Connected. Lancio l'applicazione e posso, inserendo il telefono nello snap-in o collegato via l'USB del veicolo, usare questa applicazione poi direttamente a bordo dell'auto. Tant'è vero che mi compare sul monitor di bordo e posso azionarlo direttamente a questo livello.